Andiamo a parlare di lockdown, di una crisi che ci investe tutti quanti. Lo facciamo oggi ancora con Confcommercio. Sabato abbiamo avuto una lunga linea diretta con Carlo Tafuni, funzionario che colgo l'occasione per ringraziare ancora e per salutare. Oggi con noi c'è il direttore Graziano Monetti, che Buongiorno a saluto. È tutti. ritornato. Buongiorno, Buongiorno, direttore, grazie buongiorno, buongiorno. di essere qui con noi. E assieme a te c'è anche il responsabile della cooperativa di garanzia di Confcommercio, che è Paolo Pazzagli. Tra poco spiegheremo anche con lui qualcosa di importante. Intanto, Graziano, situazione difficile, sicuramente. Cosa ti dicono i tuoi associati? Situazione molto difficile, anche se era nell'aria una restrizione, ma si pensava che con l'ultima ordinanza regionale la Lombardia avesse comunque già dato e quindi si potesse in qualche modo sperare di rientrare in una zona non rossa, quantomeno arancione. Così non è stato, ci ritroviamo nuovamente in lockdown. E con grande preoccupazione perché, nonostante gli annunci, nonostante le promesse, nonostante diciamo, i megafoni alzati, questa liquidità alle imprese non sta arrivando. O arriva spizziche e mozzichi con Non è grande ancora fatica. arrivato nulla che a te risulti. Quindi io credo che i vostri associati, persone che hanno dovuto chiudere le attività, molti di loro, o comunque tenerle aperte ma in condizione, abbiano ora necessità davvero, perché i rischi. Assolutamente sì, guarda Marco, io non sono quello che porta i numeri perché i numeri poi confondono e fanno un po', però questa volta li ho portati perché sono numeri veramente importanti, sono le stime del nostro ufficio regionale di Confcommercio Lombardia che solo per questo mese prevede una perdita di fatturato complessivo in regione di 3,8 miliardi di euro, cioè stiamo parlando di cifre Mese di novembre, colossali, mese di novembre. colossali, mese di novembre. Costrette alla chiusura con il lockdown sono oltre 100.000 imprese in Lombardia, 102.000 per la precisione, che Perbacco, perderanno perbacco. sostanzialmente il 9% di fatturato annuo. Stiamo parlando di una regione, la Lombardia, che dà, come sappiamo, posto di lavoro a oltre 2 milioni di persone, quasi 2 milioni e mezzo di persone, insomma. Quindi, questi ristori sono assolutamente necessari. Io posso dire fin dall'inizio, l'ho detto anche la scorsa volta all'intervista, che le nostre imprese sono assolutamente consapevoli e responsabili, hanno sempre messo al primo posto il problema della salute e della sanità, però senza liquidità non possono andare avanti. Sono stati fatti investimenti, continuano a essere fatti investimenti. Guarda, anche noi stessi in associazione oggi riportiamo nuovamente in smart working il personale. Questa cosa, primo, siamo fortunati perché svolgiamo un'attività Che lo che ci permette, consente, ecco, esatto, esatto, sì, che lo beh, permette. però bisogna anche organizzare tutto, Bisogna caro organizzare direttore, non è tutto, bisogna facile, investire perché bisogna certo. attrezzarsi con PC portatili, con connettività, con quant'altro. Quindi sono investimenti che le aziende fanno, disponibili a fare, ma che non possono andare avanti all'infinito proprio perché altrimenti i bilanci non stanno in piedi. Dati drammatici quelli che ci hai detto, caro Dati Graziano. drammatici, dati Sono drammatici. numeri impietosamente brutti, cioè quasi 4 miliardi di perdita secca di fatturato, la stima della appunto Confcommercio regionale. Certo. E Presidente, e poi passiamo a Paolo, è inutile che sto a dirtelo io, ma siamo alla VG, cioè di solito novembre, sai, no? Per i commercianti voleva dire già cambio le vetrine, già mi preparo, Assolutamente, Natale, ecco. assolutamente. Qui Tra l'altro tocchi, perché si parla giustamente di settori grandemente penalizzati come le palestre, come i ristoranti, come i pubblici esercizi, gli alberghi, ma per esempio il settore della moda è un settore che proprio in questo mese investe per poter partire sul mese di Natale e quindi andare a fatturare certo. praticamente il grosso dell'anno. Tieni conto che un negozio di abbigliamento ha acquistato la merce almeno 9 mesi fa, insomma, quindi vuol dire e non ce l'ha ancora in negozio magari, quindi ragionare sulla collezione successiva vuol dire comunque dover investire in maniera anticipata e poi rischiare di rimanere con l'invenduto. È vero che si tratta di merce non deperibile come l'alimentare, però altrettanto vero che la moda ha
ha i suoi tempi e dette le sue regole. Assolutamente, drammatica, quindi situazione in prospettiva soprattutto per il Natale. Dunque, Stefania, a te poi rispondiamo dopo in privato sul fatto se puoi andare a fare la spesa e colgo l'occasione per dirvi che ciao Como è vicino a voi e per domani, credo, se ci saranno i tempi, faremo un'altra trasmissione con il comandante della polizia locale per darvi queste indicazioni. Tanto un saluto a te Stefania, a Nadia. Parole sante, riferite a quelle del direttore di Confcommercio, a Maria, un saluto a Antonella, buongiorno anche a Francesca, a Carmela, buongiorno a tutti voi cari amici che ci seguite diretta radio, diretta Facebook. Oggi sono tornati i responsabili di Confcommercio con il direttore, con questi suoi dati drammatici. Adesso direttore, Sì, c'è anche certo, Paolo passiamo la Pazzagli. parola. Allora, Paolo, buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui con noi. Paolo, Grazie a voi. responsabile di Fiditur, che è appunto la cooperativa di garanzia. Che cosa fate? Ecco, che aiuto potete dare in questo momento difficilissimo per i vostri associati? Paolo. Beh, allora, noi Fidicontur opera da 40 anni a favore del commercio, diamo garanzie agli istituti di credito per far ottenere credito agevolato alle aziende. Ecco, La nostra questo. garanzia dà l'opportunità con delle convenzioni stipulate ad hoc di far ottenere credito a condizioni più vantaggiose. Questo è lo Perfetto. scopo principale Quello che di garantite voi, garantite Fiditur. alla banca, la famosa garanzia la date Esatto, voi, giusto esatto, esatto. La come la garanzia viene presentate. data specificatamente al 50% a favore della banca. In condizioni come queste noi arriviamo e leviamo la garanzia fino all'80%, pertanto su un finanziamento garantiamo l'80% di quello che viene erogato dall'istituto di Beh, insomma, credito. tanta roba. Questa è la funzione normale, caratteristica di Fidicontur. Oggi fondamentalmente, vista la situazione, abbiamo molta consulenza, stiamo facendo Immagino, molta vero Paolo? consulenza. Immagino. Ecco, voi fate, perché magari appunto ci sono attività in grossa difficoltà. Piuttosto che prendere decisioni affrettate, mi viene da dire, la butto lì Paolo, è meglio forse prima chiamare voi, no? Beh, Chiamare, sì, ecco, sentire sarebbe come. meglio Ecco. consultare avere un'altra possibilità e avere una consulenza. Perché fondamentalmente spesso e volentieri quello che ti consiglia il funzionario di banca alcune volte è anche a favore dell'istituto stesso, pertanto è meglio certe volte sentire un'altra campana per poi decidere in maniera più consapevole. Questo è molto importante, quindi il messaggio che oggi vogliamo anche far passare ai commercianti, e sono tantissimi quelli che ci seguono in questo momento, per esempio saluto anche Maura, saluto anche Marianna e mi fa piacere perché lui è un nostro fedelissimo, salutiamo anche il sindaco di Olgiate, Simone Moretti, che saluta il direttore, grazie dice Buongiorno per la Sindaco. vicinanza alle attività e la preziosa collaborazione, perché anche loro, anche i sindaci, da Olgiate a Erba, da Cantù a Como, da Mariano a Bulgaro Grasso, dico, in questi giorni sono veramente in forte difficoltà e anche loro sono un po' così buttati nel frullatore e sono fondamentali. Ecco, quindi Paolo, dicevi, in questi giorni tanto, Sì, noi tanto. abbiamo la nostra realtà. Oggi si può dire che ha sviluppato circa poco meno di 500 pratiche di moratorie allungamenti, perché il primo lockdown, il primo decreto Cura Italia liquidità prevedeva liquidità i 25-30, che poi sono diventati 30.000 euro con 24 mesi di preammortamenti. Di preammortamento, ma soprattutto la prima realtà era moratoria e allungamenti dei finanziamenti. Quelli fondamentalmente le banche, anche con difficoltà, perché all'inizio non si capiva bene come dovesse essere strutturata la domanda, sicuramente non l'hanno fatta mancare. Sono fondamentalmente il primo mese l'abbiamo perso, l'hanno perso perché spesso e volentieri al posto di scaricare il modello del ministero volevano e pretendevano il loro modello su carta intestata col logo dell'istituto di credito, però a parte i primi 3-4 settimane poi la
le domande sono arrivate e effettivamente stanno ancora arrivando. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto circa quasi 500 domande di moratoria e sospensione e abbiamo poi continuato a garantire finanziamenti, come dicevo prima, fino all'80% di garanzia, con la garanzia anche con la controgaranzia dello Stato, che fondamentalmente è la liquidità che oggi sta andando al 99%. Sostanzialmente i dati di settimana scorsa dicono che a livello nazionale sono stati fatti 100 miliardi di erogazioni con la garanzia dello Stato e 1.200.000 domande di finanziamenti. Noi abbiamo bene o male nel nostro territorio, abbiamo circa effettuato circa 10 milioni di erogazioni con la nostra garanzia. È tanta roba, E la consulenza, che dicevo prima è sicuramente basata sul discorso che tipo, sulla base della tua situazione, che tipo di finanziamento, che tipo di ecco, questo è molto incentivo importante. dovresti avere. Oggi come oggi sta andando molto la lettera E, il consolidamento delle esposizioni che hai già in pancia, riesci a consolidare. Questa è una cosa, secondo me, importante, perché in un momento come questo credito, devo dire, non è mai mancato, ma soprattutto ce l'hai a condizioni molto favorevoli. Ecco, Le questo è condizioni che molto. hai ad oggi sicuramente è difficile. Io in Molti cooperativa ci immagino, Paolo, scolarmi. arriveranno ad avere questa necessità a cui facevi riferimento. Ecco, quello che voglio precisare, magari facciamolo con te, Paolo, i ristori è altra cosa, I giusto? ristori Il sono altra ristoro cosa, è non un'altra hanno cosa. niente a Ok, che vedere, sono contributi a fondo perso dello e Stato. assolutamente dello Ok. Stato, In certo. questo caso entra in ballo appunto la vostra cooperativa, Confcommercio, una garanzia importante e soprattutto hai detto condizioni molto favorevoli e Sì, vantaggiose. oggi le Non condizioni le che vogliamo abbiamo. incentivare i commercianti a farlo, perché se uno riesce a evitarlo è meglio, ma Assolutamente, sì, è vero. sappiate che quando magari l'acqua è alla gola, piuttosto che affondare, io credo, e questo è molto importante, vorrei che passasse anche questo messaggio, Confcommercio è lì per cercarvi di dare una mano, giusto, direttore? Assolutamente Vorrei che sì. ecco, passasse questo. Tra l'altro, aspetta, ne approfitto per salutare anche Tonia, la nostra amica Rita Annunziata, guida turistica, che anche loro Che sono. saluto. La saluti, Buongiorno Rita. Rita. Ciao Rita, buongiorno. Buongiorno anche a Dario, a Marina e a Maura. L'abbiamo già salutata e anche ad Andrea, che parla di un momento molto Molto difficile. difficile, Marco, ha ragione. Il tema appunto è la liquidità in generale. Diciamo che noi abbiamo messo in campo, grazie alla competenza e alle professionalità che Paolo ha sviluppato all'interno di Fidicontur, tutto quello che è possibile per poter avere, come diceva giustamente, le migliori condizioni per accedere ad un credito agevolato. Eh Però sì, perché sempre in quei momenti lì, quando hai anche mille pastoie burocratiche, diventa un ulteriore. Ecco, in questo caso almeno, giusto, direttore? Certo. Però come dicevi giustamente tu, Marco, si tratta pur sempre di credito, cioè vuol dire comunque indebitarsi. In questo momento le aziende sono veramente in difficoltà. Quindi Però sì, ecco quello che si può dire. È vero, moltissimi dicono: no, io chiudo. Ho sentito anche tanti baristi: basta, chiudo, non apro più. Ecco, io dico forse. Cerchiamo di tenere, cercate se riuscite a tenere duro, anche perché ci sono assolutamente. famiglie, dipendenti, quindi se è possibile, io credo che una mano la si può trovare in maniera anche importante. Oh, poi io voglio dire, Assolutamente, ci mancherebbe, non sono assolutamente. qui a dire che devono fare per forza quello, per l'amor di Dio. Tieni Comunque. conto poi che ci sono questi decreti ristori che insomma hanno i loro tempi, hanno le loro lungaggini, hanno le loro complessità, escludono alcuni settori che noi stiamo insistentemente invece facendo pressione perché vengano ad essere ricompresi. Però poi ci sono tanti altri bandi regionali, Camere di Commercio, gli stessi comuni, visto che ci sono dei sindaci, anzi saluto il sindaco Moretti in linea, che si stanno muovendo per erogare questo tipo di risorse che sono soldi, liquidità immediata. E con Immediate, questo certo. insieme a Fidicontur proprio abbiamo costituito un ufficio sinergico per aiutare nelle domande, nello svolgimento delle pratiche, nell'iter che a volte è semplice ma a volte
presenta delle complessità, magari formali, come diceva prima giustamente Paolo, il modulino sbagliato, il timbro messo male. E allora anche qui l'associazione può diventare veramente un supporto valido. Diamo allora i riferimenti, magari, direttore, approfittiamone di questo. Certo. Allora noi siamo in via Ballarini a Como, ma abbiamo sedi su tutto il territorio. Il numero di telefono è 031 24 41. Siamo reperibili sui social network, siamo online www.confcommerciocomo.it e email info@confcommerciocomo.it. C'è un ufficio bandi che segue appunto specificatamente tutta questa area, compresi i finanziamenti negli ambiti dei distretti urbani, che sono anche questi soldi diciamo immediatamente usufruibili sulla base di progetti. E insieme a Fidicontur possiamo veramente fare una consulenza a 360 gradi sia per la liquidità immediata sia per l'accesso al credito agevolato. Paolo, 30 secondi e chiudiamo. Grazie, davvero A Graziano, voi. perché è stato un piacere avere qui ancora il direttore di Confcommercio. Ci fa piacere essere vicini ai nostri telespettatori e radioascoltatori per dare le info pratiche. A me piace cercare di essere utile da questo punto di vista. Paolo, chiudiamo con te. 30 secondi. Paolo Pazzagli, Sì, io responsabile di Fidicontur. ci tenevo anche a dire che ancora prima, come Confcommercio, come Fidicontur, ancora prima del decreto Cura Italia, che uscisse il decreto Cura Italia, siamo riusciti con le BCC locali, soprattutto con Giusto. BCC di Cantù, a fare delle convenzioni, garantendo sempre fino all'80% a dei tassi che sul mercato a livello regionale non li abbiamo mai avuti. Pertanto 0,75-0,80% di tasso fisso per un finanziamento che arriva fino a 5 anni, 3-5 anni con il preammortamento, fondamentalmente è un tasso che non è mai stato. E questo grazie alla sensibilità di alcuni istituti di credito. Poi, come diceva giustamente Graziano, con alcuni bandi si riescono a portare a casa contributi che abbattono completamente e ti fanno erogare finanziamenti a tasso zero. Allora, Ci intanto grazie. Dai, trovate prego, da prego. noi Fidicontur in via Manzoni 4, potete consultare il sito www.fidicontur.it o scriverci a info@fidicontur.it. Grazie Paolo, Grazie a grazie voi. direttore. Grazie a voi, Una, teniamo duro. ecco, una cosa molto importante, teniamo duro, cerchiamo di resistere. Questo vale soprattutto per la vostra categoria, al quale va un abbraccio affettuoso a tutti, ovviamente, Davvero, davvero. Un perché grande li in bocca abbiamo al visti lupo. tantissimi in difficoltà, quindi Sì. non bisogna lasciarli soli quanto mai ed è molto importante. Grazie ancora, Assolutamente, Graziano. grazie a voi, Grazie, buona grazie a voi. giornata.